Venerdì 22 novembre alle 17.30 presso il Liceo Scientifico Statale Respighi, piazzale Genova 2 a Piacenza, c'è il secondo appuntamento con la scuola genitori. Il titolo dell'incontro: sto alla larga, il ruolo materno nell'adolescenza dei figli, sarà tenuto dalla dottoressa Antonella Gorrino, pedagogista e formatrice del Centro Psicopedagogico di Piacenza. Benvenuta. Buongiorno. Periodo delicato l'adolescenza, raccontiamo un po' che cosa accadrà naturalmente in questo appuntamento. Allora, questo appuntamento è rivolto esclusivamente alle madri di figli adolescenti, anche se i papà sono comunque ben accetti, ma è stato pensato proprio per le madri, perché non si parla forse abbastanza, ecco, del ruolo materno, che si dà un po' per scontato, no? Nel senso che la mamma è quella che in infanzia ha questo ruolo così importante, e quindi si pensa che le mamme sappiano che cosa si deve fare. In effetti è così, ma nell'adolescenza succede qualche cosa di importante, cioè i figli si devono allontanare, devono crescere e quindi la mamma deve cambiare qualcosa, ed è quello di cui ci occuperemo nel pomeriggio, appunto, di venerdì. Ecco, dottoressa, vogliamo dare qualche consiglio, mi permetto di definirlo spiccio al momento, alle nostre ascoltatrici che stanno vivendo quel periodo dei loro figli? Sì, allora le madri vivono questo momento con molta difficoltà, appunto perché si ritrovano di fronte a un figlio o una figlia che faticano a riconoscere. Allora hanno vissuti del tipo Dio, ho sbagliato tutto, e invece assolutamente no, nel senso che l'adolescente deve avere un comportamento che manifesta un desiderio di distaccarsi. Il problema è che, appunto, le madri tendenzialmente continuano a comportarsi e agire come se i figli fossero ancora bambini. Questo approccio puramente materno, il materno è quello che ha fatto crescere i bambini, quindi va benissimo, però nell'adolescenza, oltre che essere inutili, a volte è proprio pericoloso e dannoso. Abbiamo 2 ore a disposizione, però in queste 2 ore cercheremo di capire in che modo la mamma può cambiare il proprio ruolo, che appunto è necessario, come anche ricostruire un gioco di squadra con il padre, no? Proprio nella, insomma, quello che noi diciamo è mettere il padre un po' più in front office. Il padre non è disponibile, con la madre deve assumere un atteggiamento, deve fare una convergenza sul paterno. Spiegheremo quindi che cos'è un codice paterno, che cos'è un codice materno, daremo anche qualche tecnica di comunicazione, tipo la tecnica del tatto, che ve l'annuncio soltanto per creare un po' di aspettativa. Insomma, 2 ore dove si affronteranno degli argomenti interessanti, ma soprattutto noi crediamo anche utili. Ricordiamo come sempre che la partecipazione è aperta a tutti, è gratuita, basta rivolgersi per segnalare la propria presenza alla segreteria scuola genitori@cppp.it oppure chiamandolo 0523 49 85 94. Grazie intanto alla dottoressa Antonella Gorrino, pedagogista e formatrice del Centro Psicopedagogico di Piacenza, che sarà appunto protagonista dell'incontro previsto, lo ricordiamo, per venerdì 22 novembre alle 17.30 presso il Liceo Scientifico Statale Respighi in piazzale Genova 2. Ricordiamo, secondo appuntamento della scuola genitori, sto alla larga, il ruolo materno dell'adolescenza dei figli. Grazie mille, dottoressa. Grazie a voi.